Che voglio no, a parte il fatto che voglio sentire il coro leggermente un po' più forte sulla parte iniziale perché non si sente. Chiaro? Quindi anche se siete senza microfono non fa niente, ma l'importante è che io senta l'inizio, l'attacco. Quindi... Lo devo sentire, proprio la percezione della nota la devo sentire, ok? Io ripeto, da capo.
Cosa ti aspetti da questo corso, Maria? Allora, prima di cominciare questo corso io auspicavo serietà, dedizione per la musica e molta passione. Da quando ho cominciato con i miei professori Jacentino e Rosi ho riscontrato tutto questo e ne sono molto contenta. Perché hai scelto questo corso, Stefania? Per inseguire la mia passione della musica e anche grazie a questa accademia ho la possibilità di fare concerti grazie ai miei insegnanti Jacentino e Rosi. E sono molto contenta di riuscire ad inseguire questa passione. Che emozione hai avuto dai concerti? Allora, ho provato la mia primissima emozione il 31 ottobre al Centro Arcade con i miei maestri Centino e Rosi. Ho avuto grandissime emozioni in quel momento e il cuore che batteva a mille. E speriamo di avere grande successo anche nelle prossime date della tournée. È una bellissima emozione avere a che fare anche soprattutto con le nostre allieve, diciamo, del corso di canto, poi ci sono anche quelli che fanno basso, strumentazione e quant'altro. E ho organizzato questo tour nel quale portare anche loro, proprio per avere per far sì che ci fosse una percezione completa per il nostro corso accademico. E quindi avere l'opportunità di avere anche le nostre allieve che fungono da coriste in queste date che stiamo preparando e quella che ci saranno anche prossimamente è un'emozione bellissima, sia per me sia per Rosi. Quindi veramente faccio io un in bocca al lupo alle mie allieve, alle nostre allieve, all'Accademia in tutto.